Salve a tutti i bolidi, io sono Obugul e vi do il benvenuto in un nuovo video sul mio canale. Allora, sto registrando questo video non appena che ho finito proprio di registrare quello del capitolo 148, che voi probabilmente avrete visto, non so, qualche giorno prima di questo video. Nel caso non l'aveste recuperato, ve lo metto comunque in descrizione, in alto a destra, quindi andatevi prima a recuperare quello perché è stata una cosa assurda. La presenza di un nemico fuori di testa, attesissimo da non so quanti anni a questa parte. Tuttavia, prima di iniziare anche a parlare del capitolo in sé, vi ricordo sempre un supporto al canale con un like, un commento e una condivisione, che danno sempre una mano assurda al canale. Per voi, cioè, praticamente non è niente. Quindi, detto ciò, iniziamo a parlare del capitolo 149 di One Punch Man. Allora, un capitolo che è stato comunque denso di avvenimenti, secondo me molto di più rispetto a quello precedente. Il capitolo inizia dove praticamente si era concluso lo scorso, con Black Sperm, che ormai non è più Black Sperm ma è Golden Sperm o Gold Sperm, che sta tirando un pugno contro Furerugli vomitato, il quale viene sbaltato via, e così, senza dire niente a nessuno, interviene persino Homeless Emperor. Homeless Emperor e diciamo Gold Sperm sono i due esseri misteriosi, i due diciamo mostri più forti adesso presenti all'interno dell'organizzazione, appunto, degli esseri misteriosi o dei mostri in generale, quelli originali della, insomma, della scuderia, no, di Orochi. Homeless Emperor interviene e colpisce con le sue sfere di energia potentissime Furerugli, sbalzandolo via, dicendo: sono stufo di tutto quello che hai causato, di tutto quello che adesso è la tua distruzione del mio paesaggio paradisiaco. Il paesaggio paradisiaco per diciamo Homeless Emperor era la distruzione, quindi già lì mi fa un po' ridere perché è un po' un controsenso. Però vabbè, insomma, in ogni caso Furerugli vomitato capisce che ormai questi due nemici, che non sono suoi nemici adesso, non sono più suoi alleati che ha di fronte, sono troppo forti e ha bisogno di ricaricare al pieno le batterie e tornare. In quel momento però Gold Sperm fa per cercare di eliminarlo, ma viene fermato da Homeless Emperor, il quale gli dice: non ne vale la pena, questo qui può tornarci ancora utile, lascialo stare. A persone come Furerugli vomitato basta solo insegnare ogni tanto qual è il loro posto nella catena alimentare. A questo proposito Gold Sperm effettivamente cambia, diciamo, bersaglio e si dirige verso Super Nero Lucido, il quale è ancora in depressione perché, oltre ad essere stato praticamente distrutto da Furerugli vomitato, adesso si trova dinanzi un Gold Sperm lucente, potentissimo, muscolosissimo, e quindi è una versione migliorata della versione migliore mai possibile immaginabile di Super Nero Lucido, quindi si sente ancora più inferiore. Mi fa una pena della madonna questo qui, questo personaggio, perché è sempre depresso. Difatti viene colpito da Gold Sperm in un modo praticamente devastante che lo manda via e lo fa scomparire, boh, via da qualche parte. Cambiando scena, adesso vediamo il punto di vista di Furerugli, che secondo me è comunque un punto di vista molto interessante. Lui adesso vuole andare da Silver Fang per prendere tutta la sua potenza e di conseguenza poi dopo ritornare dai suoi alleati per rifargli il culo. È interessante però notare che questa situazione un po' che adesso evidenzia un pochino la psicologia di Furerugli, ovvero il fatto che adesso si sente inferiore, lo rende ancora più forte, perché se vi ricordate Furerugli vomitato è la versione fusa di Furerugli e Gums, quindi di fatto ok che è meno forte di Gold Sperm e di Homeless Emperor, però è la fusione di due super cattivi, quindi potrebbe regalare ancora forti emozioni. Secondo me il fatto che l'abbiano lasciato in vita non è una cosa così tanto da sottovalutare, perché questo può essere che ritorni ancora più forte di prima e potrebbe essere veramente una bella gatta da pelare. In ogni caso sembra che lui voglia dirigersi verso Bang per intromettersi in quello che è lo scontro tra appunto Silver Fang e ovviamente Garo. Non so come la prenderà Garo, non so come la prenderà Silver Fang, non so come andrà a finire, lo scopriremo soltanto vivendo. A questo punto però scopriamo che Furerugli vomitato non era solo, quantomeno era tenuto sotto controllo da alcuni piccoli cloni di Black Sperm, del plotone delle 10.000 unità, che a quanto pare ci fa capire che nonostante il potere di Gold Sperm sia effettivamente definitivo, ha ancora molti altri cloni in giro che volendo potrebbe richiamare a sé per diventare ancora più forte. In ogni caso ci sono queste quattro vedette, perché non è che sono 10.000 unità che guardano Furerugli vomitato, ci sono quattro vedette, quattro scout che lo osservano dalla distanza per vedere dove va, così da essere sicuri, insomma, perché questo fa capire che comunque, cioè, Gold Sperm non è mica scemo. Tuttavia queste quattro, diciamo, unità vengono interrotte da Mazza Metallica, che appare così a caso. Se vi ricordate era stato catapultato qui insieme a King qualche capitolo fa, e Mazza Metallica dice: ma qui non ci sono degli eroi, mi sapreste indicare dove posso trovarli? Così a dei mostri proprio. I quattro cloni di Black Sperm si girano, gli danno una sberla, e di tutta risposta Mazza Metallica ti
tipo gli dà una smatellata in faccia, che è proprio una di quelle immagini che puoi sentire, e dice: no cavolo, li ho distrutti, li ho disintegrati così, non lo volevo, volevo chiedergli delle robe prima. Adesso ritorniamo di nuovo a guardare lo scontro tra Homeless Emperor e gli spadaccini rimasti, quindi ovvero Atomic Samurai e i suoi allievi, diciamo, quindi Free Mustachio mi pare, e Yai, i quali nonostante siano eroi di classe A riescono comunque a, diciamo, difendersi egregiamente dalle sfere di energia di un mostro Drago Plus, perché anche Homeless Emperor più o meno, cioè, è lo stesso livello di Gold Sperm. Nel mentre vediamo che anche Genos le sta pigliando anche lui dallo squadrone delle 10.000 unità di Black Sperm sparse in giro, perché insomma Genos sta cercando di difendere in qualche modo Tatsumaki. Adesso però abbiamo una parentesi molto interessante su Childer Emperor, su Imperatorino, che non vedevamo da veramente tanto tempo. L'ultima volta avevamo visto che era stato coinvolto nell'esplosione di Homeless Emperor e che fosse sparito nel nulla. Si pensava che fosse stato disintegrato, si pensava che Blast l'avesse salvato. La verità è che Imperatorino si è salvato da solo grazie all'utilizzo di uno dei suoi gadget, che in qualche modo ha fatto una sorta di barriera un po' in stile Piccolo, mi ha ricordato Dragon Ball, Gohan e Nappa, bellissima la scena. In ogni caso Imperatorino è tipo rinchiuso sottoterra tra le macerie, con carenza di ossigeno, e sta cercando di inviare dei messaggi a Bofoi, nonché Metal Knight, dicendogli: è giunto il momento che tu scenda in campo, visto che tu hai un potere che è al di là di qualsiasi eroe presente nella classe S. Ora, non credo che sia più forte di Tatsumaki o di Blast, quello proprio no, probabilmente ha un potere, diciamo, tecnico, quindi delle unità abbastanza importanti, cioè quello forse è il messaggio. Una cosa particolarmente interessante che ci fa vedere è che, diciamo, Imperatorino e Bofoi non hanno una conversazione sul cellulare da circa un anno a questa parte. Imperatorino comunque viene salvato dall'intervento di Prepper Prisoner, che riesce un po' in stile Diglett a trovarlo e quindi a portarlo in salvo, e verso la fine del capitolo, cosa particolarmente interessante, vediamo il point of view di Genos, che ormai è distrutto insieme anche a Tatsumaki, sono completamente fusi dinanzi alla potenza delle 10.000 unità di Black Sperm, quando ad un tratto sopra la collina appare King, che non so cosa voglia fare, non so, è matto, è fuori di testa, ma a quanto pare vuole affrontare 10.000 unità di Black Sperm, che comunque è un esercito composto da 10.000 persone che non sono scarse, corrispondono bene o male a un mostro di grado drago, quindi non c'è da sottovalutare la minaccia, e King sappiamo che non è in grado di fare niente. Non lo so, sarà assistito dalla dea bendata ancora una volta, questo noi non lo possiamo sapere, però una voglia matta di scoprirlo. Signori miei, il capitolo si conclude, è stato un capitolo interessante, è stato un capitolo comunque denso di cose, di informazioni che ne vale la pena anche discutere qua sotto nei commenti. Fatemi sapere qua sotto proprio cosa ne pensate a riguardo di questa cosa. Da qui a Bogol è tutto, e noi ci rivediamo in un prossimo video o in una prossima live, che ripeto stanno tornando. Alla prossima, Bogli. Ehi, ciao ragazzi, grazie per essere arrivati fino alla fine del video. Sapete che qui ne potete trovare altri, vero? Ciao a tutti, bolidi! Alla prossima, dal pelatone più potente che ci sia.